Buonasera mister. Ciao, buonasera. Allora, ti chiedo subito la cosa che ti è piaciuta di più stasera, se il pareggio, se la voglia di non uscire dalla partita dopo il pareggio del Cesena, insomma ci sono tanti aspetti. No, la cosa sì, la cosa che mi è piaciuta di più è il coraggio con cui la squadra è venuta qui a giocarsi la partita contro una squadra, contro un Cesena che comunque qui ha fatto 16 punti su 21, quindi giocare qui è stato complicato per tanti. E abbiamo preparato una partita per cercare di non lasciare il pallino del gioco al Cesena. Primo tempo l'abbiamo fatto molto bene. In quel frangente che l'abbiamo fatto molto bene, l'unica cosa, dovevamo essere un po' più verticali poi a un certo punto negli ultimi 30 metri, perché abbiamo fatto correre molto il Cesena, ma a un certo punto, portati da una parte all'altra, dovevamo, era costruita per poi andare a giocare dentro, cosa che abbiamo fatto magari non benissimo nel primo tempo. E nella ripresa siamo stati un po' più ficcanti, siamo andati in vantaggio, e la cosa che poi mi è piaciuta di più è subito gol sotto quella curva, è complicato e la squadra non si è disunita, anzi ha finito in crescita cercando di vincere la partita, avendo delle situazioni, avendo la traversa al 96esimo, quindi sono contento della prestazione che hanno fatto i ragazzi. Le scelte iniziali, la doppia punta, il doppio centravanti, fuori anche Sersanti per Fiamozzi, volevi forse più cross per le punte, cosa cercavi stasera? Avendo preparato la partita per il palleggio, ho cercato di mettere un po' più di qualità tecnica, i due giocatori, Sersanti è più potente, più esplosivo, Riccardo è più bravo tecnicamente, più pulito nella gestione della palla, nel giocare anche tra le linee per venire a giocare dentro. È stata una scelta rispetto all'idea che avevamo di che tipo di gara fare, solo questo. Onestamente avevo 3-4 ballottaggi anche fino a stamattina, è lo stesso Vergara, però ho scelto Pettinari perché è il giocatore che come vertice offensivo ha molta qualità e mi avrebbe potuto poi raccordare quel palleggio che avevamo deciso di fare nella nostra tre quarti. Quindi le scelte sono state date dal tipo di gara che volevamo fare, tutto qui. L'ultima per me è sotto gli occhi di tutti, ovviamente, è Portanova che insomma con te ha inscenato un bel teatrino, no? Fine primo tempo, quella per battere la punizione, si è arrabbiato tantissimo. Fine primo tempo non me lo ricordo, ti dico la verità. Verso fine primo tempo, insomma, quando sotto te tu hai chiesto di giocare il pallone velocemente e lui ti ha risposto in maniera abbastanza plateale. Insomma. No, non risponde a me Manolo, assolutamente. Allora, se conoscete Manolo meglio di me, ok? È un calciatore, un ragazzo di trasporto, cioè esonda nella sua prestazione, la vive come se fosse la finale di Champions League, giustamente, ed è in transagonistica. Quella del finale non ce l'aveva con me, ce l'aveva con i suoi compagni che gli dicevano di lasciare la punizione a Kabashi. No, dopo i ragazzi mi hanno chiesto, mister, meglio che glielo dici tu perché sennò... È stata una gestione del momento, quindi è solo perché voleva battere anche quella punizione, ma un secondo dopo anche con i compagni. Manolo è questo, Manolo è tanto in tutto, è tanto. Mister, a proposito di Kabashi, oggi è stato il suo debutto in campo, come l'hai visto, come ti è sembrato e tornerà sicuramente utile da qui alla fine del campionato? Sono sicuro di sì. Finalmente ha una buona condizione, chiaramente non ottimale perché la trova solo giocando spezzoni così o partite. È un giocatore comunque qualitativo e anche di temperamento, questa squadra un po' di temperamento ne ha bisogno. Mi fa piacere che oggi anche sotto questo punto di vista la squadra ha fatto una partita anche tosta, cioè di presenza, e rimanendo su Elvis sono convinto che possa assolutamente darci una mano, sia come raccordatore, come palleggiatore, che anche come interno di centrocampo. Quindi abbiamo sicuramente un giocatore in più per alzare il livello. Il terzo risultato utile consecutivo, eppure la classifica sembra abbastanza impietosa. Allora, me lo devo ripetere ogni settimana, per me siete troppo negativi. Stiamo lavorando per il nostro obiettivo, ci siamo dentro, ok? È una classifica che con una vittoria sei nei playoff, o giù di lì, su per giù.
quindi è veramente, veramente tutto relativo. Il Cesena 4 partite fa era sotto di noi, ha fatto 3 vittorie in 4 partite, si trova a vincere il campionato. Io parlo di percorso, la squadra cresce, dà continuità. L'obiettivo in questo campionato, mai come quest'anno, è avere continuità, perché c'è un equilibrio incredibile. Cioè, tutte le partite sono uguali, anche contro le più forti, e quindi bisogna avere grandi equilibri. Secondo me questa classifica rimarrà cortissima ancora per un bel po' di tempo. Mister, buonasera, Donati Tutto Cesena. Ciao. Ecco, ti aspettavi, appunto, rimanendo in tema, un percorso simile di Cesena ad inizio campionato dopo 14 gare? Allora, chiaramente il Cesena è una neopromossa e quindi può saltare all'occhio, però onestamente, visto il mercato fatto, gli investimenti fatti, ha comunque investito molto bene sul mercato, ha preso un allenatore di primissima fascia, bravo, intelligente, che allena bene le sue squadre, gestisce bene, e quindi è chiaro che sicuramente, io ieri c'è stato un sondaggio, l'ho messa come sorpresa del campionato, un po' perché le voglio bene, e un po' perché sta facendo particolarmente bene, lo sta facendo al di là del mercato, di quello che tu hai detto, con i propri giocatori che sono cresciuti qui, che hanno cominciato con me, quindi Berti, Spendi, ci metto anche Cioffi, perché Cioffi ha fatto anche la primavera qui, è arrivato in Serie D, per tutti era sempre oppure Benino, Bravino, in D, Benino, Bravino in C, Benino, Bravino, l'ha dimostrato anche in B, quindi io per Andrea sono troppo felice, è un giocatore che si conquista le cose ogni giorno e con grande determinazione, e quindi il fatto che l'abbia fatto con i giocatori del settore giovanile è una cosa sicuramente di grande lustro. Però è una squadra che sicuramente quest'estate la mettavamo fra le più curiose per il mercato che ha fatto, quelle più interessanti. Salve mister, adesso la sfida contro il Sassuolo, che oggi ha messo a segno il sorpasso sul Pisa, la capolista, una squadra forse anche fuori categoria rispetto alle altre concorrenti. Come si prepara una partita del genere? Giocherete comunque davanti ai vostri tifosi, ma si tratta comunque di una squadra che ha mantenuto quasi l'ossatura, soprattutto dal centrocampo in avanti, dello scorso anno, quindi quasi da Serie A, insomma. Ma sicuramente si preparerà come le altre, sotto l'aspetto dell'attenzione sulle caratteristiche dell'avversario. Il delta, cioè, che c'è tra questa partita e le altre, magari è la differenza dei singoli, questo è oggettivo, e quindi non arrivandoci coi duelli, che chiaramente possono essere molto diversi in una partita del genere, bisogna arrivarci di organizzazione, di spazi, di raddoppi, e sicuramente dovremo fare una partita di grande qualità. Grazie.